Bene, ecco qua ci siamo, le 9 puntuali e come tutte le dirette, ormai sono un bel po' e siamo sempre puntuali. Bene, buonasera a tutti. Intanto ciao Oreste, ciao. Ecco lì, ricordo Oreste è un fotografo. E stasera qual è la tematica? La diciamo subito, anche se l'abbiamo scritta qui. Come scegliere la musica per il tuo matrimonio? Questo perché? Perché l'abbiamo chiesto, ciao Gaetano, l'abbiamo chiesto e è uscita fuori questa tematica, perché abbiamo parlato nelle dirette scorse con altri professionisti di alcune problematiche per quanto riguarda il Covid, ma anche per quanto riguarda altre situazioni. E poi abbiamo chiesto un po' qual era la cosa più comune a tutte le risposte che avete dato, era questa, proprio come scegliere la musica per il tuo matrimonio. Perché? Perché abbiamo capito dalle risposte che ci sono arrivate che è una cosa fondamentale. Abbiamo capito da parte di tutte le coppie che appunto come scegliere la musica è una cosa fondamentale, una cosa importante. E poi è nata l'idea anche di appunto di sposare questa diretta con un'altra persona. Infatti non sarò solo durante questa diretta, ma ci sarà un'altra persona insieme a me, ed è Agnese Ferraro, una Destination Wedding di Praia, che fra poco ci sarà, così ci saluterà. Ciao Luisa, ciao 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 ciao. Anzi, ti posso chiedere una cosa: se hai delle domande ce le puoi fare tranquillamente in diretta, perché appunto questo incontro virtuale vuole essere proprio questo, cioè quello di interagire facendo magari delle domande, delle riflessioni, oppure se già se sei sposata, se sei sposato, magari dirci come hai affrontato. Ciao Rocco, come hai affrontato quando hai dovuto scegliere la musica per il tuo matrimonio? Quindi questa diretta diciamo che si allarga non solo per chi si deve sposare, ma anche chi già è sposato può darci la sua impressione, o comunque la sua testimonianza, proprio per capire quando ha scelto la musica. Ha detto: oddio, che devo fare? Che gruppo scelgo? Ambarabacci Cicco. Beh, io direi di andare subito da Adele, così vi presento Agnese. Scusa, Agnese, è che prima ho fatto l'incontro con. Dovete capire che in questo periodo di quarantena. Adesso non è più quarantena, però diciamo per noi sì. Abbiamo talmente, anche Agnese, talmente di videoconferenze che facciamo fatica. Quindi scusami, Agnese, per averti cambiato il nome. Quindi è veramente un onore per me avere questa sera questa persona che a dire il vero non abbiamo mai lavorato insieme, ma in queste dirette che abbiamo fatto come Senza Tempo Live abbiamo avuto solo persone, ovviamente professionisti, perché in questo settore, come in tanti settori, ci sono professionisti, ci sono pi professionisti e ci sono poi, capito? E quindi in queste dirette che abbiamo avuto con i Senza Tempo ci sono state solo persone, ovviamente, che vivono di wedding, non vivono di wedding. E quindi per noi è fondamentale ed è appunto un onore avere con me in diretta questa sera Agnese Ferraro. Ciao Agnese! Ciao Giovanni, ti perdonerò perché mi hai cambiato il nome, sappilo. Facciamo come si dice Davvero? con i piccoli. Ecco Ciao, bene? qua. Tutto bene, lì a Praia Mare che si dice? Ma oggi è una giornata bellissima, 35 gradi, quindi immagino. Bene, bene, allora. Speriamo di andare presto al mare. Ciao Maria Rosa. Maria Rosa è una vocalist dei Senza Tempo. Ciao Maria Rosa, se vuoi entrare in diretta con noi, Ciao Maria Rosa. anche se Maria Rosa ha un problema con la linea, perché settimana scorsa abbiamo fatto una diretta e ha avuto un po' di problemi. Quindi dici, guarda, forse è meglio che io salti questa diretta prima che il Telecom mi faccia un bel lavoro. Bene, Ciao a tutti quindi quelli che stavo stanno dicendo. arrivando. Esatto. Stavo dicendo prima a Agnese che perché abbiamo scelto questa tematica? Io ho detto il mio motivo. Tu hai ascoltato quello che ho detto prima, sì. Sì, come no?
Abbiamo scelto questa tematica. Allora, mi presento per chi sta arrivando adesso, Esatto. sono Agnese Ferraro, sono una wedding planner, sono founder del progetto Sposiamoci in Calabria, mi occupo anche di destination wedding da un paio di anni. Sposiamoci in Calabria è un progetto di promozione territoriale legato al rilancio di alcune location paesaggistiche molto belle nel mercato del destination wedding. Perché abbiamo scelto questa tematica insieme a Giovanni? Abbiamo scelto questa tematica perché dal mio punto di vista, come wedding planner, la musica e l'animazione sono un elemento portante di tutto l'evento del matrimonio. È una di quelle cose da cui non si può transigere. E quindi è una scelta che bisogna fare con molta, molta, accortezza, ma anche con molta. Anche con, diciamo, con un'impronta personale molto molto forte. E vi assicuro che scegliere chi dovrà suonare al vostro matrimonio, chi intrattenere al vostro matrimonio gli ospiti, sicuramente non è una cosa facile. Però è Bene, l'aspetto, uno bene, degli aspetti più bene, importanti per comporre un matrimonio, ecco. bene. È È quello molto che ti bello. ricordano gli ospiti, io dico sempre. Infatti dico sempre una cosa, non badate al budget per quanto riguarda l'intrattenimento, perché dopo aver mangiato, la cosa di cui si ricorderanno di più è quanto si sono divertiti. Esatto, concordo su questa cosa e mi allego subito dicendo che, come hai detto tu, il cibo è importante e la musica altrettanto, anche perché, per l'esperienza che abbiamo, l'ospite che va al matrimonio va per, diciamo, tre motivi, io lo dico sempre, va per tre motivi essenziali a sto matrimonio. Un motivo, il primo motivo è perché? Perché lo sposo e la sposa l'ha invitato e quindi va al matrimonio perché appunto è stato invitato. Il secondo motivo, almeno da noi, ma anche in altre parti d'Italia, perché abbiamo avuto delle dirette con alcuni professionisti da tutta Italia, e anche lì è la stessa più o meno cosa. Il secondo motivo è il mangiare, e il terzo motivo è il divertimento, cioè divertirsi, cioè Esatto, l'ospite vuole ballare, sì. divertirsi, vuole ballare, vuole cantare, vuole fare tante cose messe insieme, e poi stasera vediamo insieme ad Agnese come combinare queste cose e perché scegliere uno piuttosto che un'altra formazione o comunque idea diciamo di musica, di coinvolgimento per il tuo matrimonio. Quindi se tu hai delle idee o comunque vuoi dirci la tua, puoi farlo tranquillamente. Ci sono i commenti, appunto abbiamo fatto questa diretta Facebook proprio per questo motivo, per dare modo anche a te di interagire insieme a noi. Ok, allora io, come ti dicevo, penso che sia l'elemento portante di tutto l'evento perché è uno degli aspetti che viene più ricordato nel matrimonio, ed è una cosa che per esperienza è quello che rimane tanto, sia le scenografie, sì, a tante cose, però è quello che ricordo sempre maggiormente nei commenti di tutti gli ospiti, è proprio come siamo stati bene, quanto ci siamo divertiti. E scegliere sicuramente un gruppo, che sia un DJ, che sia qualsiasi cosa che voi pensate sia giusto per il vostro evento, sicuramente non è facile. Però ci sono delle linee da seguire, partendo sicuramente, e ovviamente non ti racconterò tutti i trucchi del mestiere, come pensai, perché insomma, ecco poi ognuno, però diciamo diamo una serie di linee. Sicuramente la prima cosa da tenere in considerazione non è il budget, ma è lo stile che il vostro matrimonio deve avere. Io dico sempre il genere è la prima cosa che dovete tenere in considerazione, quello che volete lasciare di quell'evento ai vostri ospiti. E lì già vi assicuro che iniziate a dare una bella sforbiciata a tutti gli altri stili. Una domanda che magari potrebbe nascere spontanea. Se noi siamo amanti di musica jazz, ok? Come, e qua, anzi, te la faccio io a te questa domanda, Giovanni. Se io sono una, arriva una coppia da me e dice: no, guarda, noi vogliamo durante la cena e per il dopocena un gruppo che suona solo musica jazz. Allora, la domanda è: secondo te gli ospiti, che magari a non tutti piacerà il jazz, perché c'è da tenere questo anche in considerazione, come
si può armonizzare, far divertire tutti, anche quelli non amanti del jazz, considerando che gli sposi vorrebbero solo un complesso di musica jazz. O meglio, ti faccio te la domanda, cos'è più giusto fare? Allora, faccio tutto una piccola premessa. Sì. Ok, faccio una piccola premessa dicendo questo. Cioè, se tu, Agnese, che sei una sposa, sì, vieni da me e mi dici questo, io ti dico non ti facciamo il matrimonio. Ma per il semplice fatto, perché io credo, purtroppo poi nella realtà non è così, da parte degli altri, che se tu fai una cosa, devi fare solo una cosa. Cioè, se tu fai quel genere di musica, non puoi fare tanti generi. Cioè, se tu ti presenti come band folcloristica, non puoi dire, ah sì sì, facciamo anche musica pop. No! Esatto, e questo è il primo punto, esattamente. E ti apro una parentesi, all'interno del nostro team, noi siamo 15 persone all'interno del Senza Tempo, siamo nati 10 anni fa, eravamo 5, 7, poi, cioè 7, poi 5, poi 7, poi adesso siamo una quindicina. Ci sono persone che studiano jazz al conservatorio, ma noi non facciamo matrimoni jazz, perché la nostra filosofia, il nostro modo, il nostro genere come Senza Tempo Live non prevede jazz, cioè... Okay. E poi facciamo adesso, ci sono dei momenti da sottolineare all'interno del matrimonio con un genere un po' più tranquillo, tipo all'aperitivo, ma se tu mi chiedi voglio una band jazz, io ti dico no, vai da Tizio perché loro fanno jazz, o vai da Caio perché loro fanno blues. E quindi questa è una piccola premessa per dirti che per me dovrebbe essere in questo modo, cioè se io ho bisogno di una location, che ne so, aiutami tu a dire, visto che tu sei una wedding planner, cioè una cosa in quel modo, siamo su una location, una terrazza meravigliosa sul mare, abbiamo un po' di sole, un po' di jazz, però allo stesso tempo c'è la necessità di avere capacità di coinvolgere anche una parte degli ospiti a cui non piace, perché poi capita anche spesso questa cosa, ed è lì che dobbiamo incastrare, ed è lì che l'intrattenimento ci deve venire in soccorso, no? Perché sì, ovviamente, come hai detto una cosa saggia, se io suono musica jazz, mi viene difficile iniziare poi a fare della musica folkloristica, che per quanto se ne dica è un'arma vincente in qualsiasi matrimonio, italiano o straniero. Cosa si fa in quel caso? In quel caso si deve avere la capacità, io questo lo dico sempre, quando mi è capitato e ho fatto un matrimonio dove c'era la richiesta solo di musica jazz, io ho chiesto agli sposi, abbiamo discusso e poi abbiamo prenotato un'altra band che si occupava per il dopotorta di quel tipo di musica. Perché? Perché anche, e qui andremo in un altro argomento, però mandare avanti un genere dall'ora dell'aperitivo fino al taglio della torta e dopo il taglio della torta sicuramente conviene con me che diventa abbastanza impegnativo. Quindi la scelta che facciamo, hai detto una cosa saggia tu, se vengono da me e mi chiedono jazz, io non faccio jazz, lo mando. Quindi avere sempre anche questa visione di non, piuttosto prendiamo due band, che suonano anche due stili diversi, come giusto che sia, ma non chi suona jazz, fa solo jazz e non può fare folklore piuttosto che rock, piuttosto che metallaro, per intenderci, voglio dire. Esatto. Quindi sì, dobbiamo, una volta fatta una scelta, dobbiamo sicuramente accontentare quella che è la scelta degli sposi e andare su quella linea, però avere anche sempre, io dico, la finezza, l'accortezza di capire gli ospiti che abbiamo intorno e come rendere partecipi loro e come accontentare anche loro. Esatto, l'unica cosa che voglio dire, siccome non riesco a vedere chi entra in diretta, se casomai entri in diretta adesso, scrivi un commento, ciao, e ti salutiamo. Anzi, se vuoi fare anche una riflessione in merito a questa cosa, puoi farlo tranquillamente. Ok, mi aggiungo a quello che stavi dicendo tu, e finisco. Ciao Aldo. Aldo, location manager Parco De Angelis, qui in mail. Ciao Aldo. Anzi, se vuoi intervenire anche tu, visto che sei un musicista, puoi farlo tranquillamente. Volevo dire, è giusto fare è arrivato un altro commento, però non riesco a vedere perché siamo in diretta sia sulla pagina di Senza Tempo Live, ma anche sul gruppo esclusivo Senza Tempo Live. Quindi fatevi conoscere. Dici, sono Adele, sono Christian. Stavo dicendo che
va bene, cioè se arriva una coppia e mi dice guarda io ho bisogno di un gruppo jazz, io ti dico no, nel senso che noi non facciamo jazz, o meglio, essendo musicisti facciamo di tutto, ok? Però credo che l'unica, una delle cose importanti, cosa purtroppo che manca, è che se tu nasci come senza tempo folcloristico, devi fare quella cosa lì. Esatto. Se nasci senza tempo live, rock, hard rock, devi fare hard rock, punto. Cioè non devi... Questo è importante. E questo succede perché ogni coppia che viene, wow, no, non è così, non si deve fare in questo modo. Cioè noi, per esempio, senza tempo live, abbiamo una regola. Noi oltre 50 matrimoni non ne facciamo. Perché? Perché non riusciamo a gestire tutte le coppie che abbiamo. Quindi abbiamo una regola, cioè se tu mi vieni e mi dici guarda io voglio jazz, io ti posso dire pure sì, guarda ti facciamo il matrimonio. Perché? Perché abbiamo all'interno del nostro sistema, all'interno del nostro team, come dicevo, persone che studiano jazz, ma per certa non lo facciamo, perché ci sono altre persone che fanno questo. E quindi mi collego a quello che dicevi prima tu, che è ok, ciao Iga, va bene musica jazz, ok, musica monotematica io la chiamo, ma magari, come hai detto tu, spaziale, anche perché è un ospite che va a matrimonio. Già il matrimonio, dal punto di vista dell'ospite, è pesante. Se poi mi tieni 7-8 ore di musica jazz dall'inizio alla fine, musica jazz per dire anche un altro genere, per dire sempre la stessa cosa. Noi infatti siamo fortunati, Agnese, che essendo 15 persone, ognuno di noi è specializzato in un genere, in un'epoca ben definita, e quindi in effetti noi per esempio ci presentiamo come senza tempo, che andiamo a abbracciare quei tre tipi di target, quei tre target di ospiti che sono presenti al tuo matrimonio, e che facciamo in quel modo. Però quello che volevo dire pure prima è che se tu mi chiedi proprio specificamente guarda io voglio questo dall'inizio alla fine, io ti dico no. Non ti vengo al matrimonio, cioè okay. Non ti faccio il matrimonio. Perché anche una mia questo vale monotematia che è giusta, però io con questo volevo dare più che altro un suggerimento e un consiglio. Quando scegliete un solo genere musicale perché vi piace, perché è la vostra passione, perché pensate sia giusto per il vostro evento, la seconda domanda che dovete fare è come posso far partecipare gli ospiti, come posso intrattenerli, assicurati che sia uno stile che per tutta la serata accompagni l'evento senza che nessuno si scocci. Sì, a noi. Anche perché, esatto. Jazz, come hai detto tu, per dire, però la mia riflessione era voluta proprio a cercare sempre di aprirsi anche a tanti stili, cioè i momenti sono generalmente l'aperitivo, la cena, il taglio della torta e dopo il taglio della torta i balli, no? Anche lì cercare magari di trovare un momento per l'aperitivo dedicato ad uno stile, il momento della cena dedicato, perché no, a un altro, con una giusta animazione pensata per quel matrimonio, e il taglio della torta con la musica dei tifosi e via andando. È fondamentale avere la possibilità di avere una band, un gruppo, quello che preferite, che però suoni bene, fondamentale, e anche possibile, è fondamentale, perché avete un braccio che si allarga e che non stanca mai rispetto magari a solo un genere musicale monotematico che diventerebbe pesante. Esatto, diventerebbe, guarda, io tu hai avuto modo, penso, di sì, abbiamo scritto 4 anni fa ormai, un caro saluto da Giovanni, ciao Nico, ciao, Crotone, un gruppo di sassofonisti. Guarda, se vuoi intervenire anche tu, dacci una tua riflessione. Bello. Sì, come no. Stavo dicendo che è bello assolutamente non fare queste cose, però, anzi, no, stavo dicendo un'altra cosa. Mi è successo 4 anni fa che sono andato ospite a un matrimonio e per quanto noi siamo musicisti, no? Quindi ti piace ascoltare, però un matrimonio, come dicevo prima, l'ospite che va lì, in quell'evento, vuole fare quelle tre cose. 1, perché mi ha invitato, 2, mangiare, e 3, divertirmi. Perché se io voglio ascoltarmi quel genere musicale dall'inizio alla fine, vado
in quel posto, cioè vado in un pub, vado in un teatro e mi ascolto certo, quella musica. Anche sì. Cioè non posso andare al matrimonio e subirmi lo spettacolino no, della, no, della no. band. Fai la scelta come poi è stata fatta per questa coppia che si sposava, devo dire la verità, anche in un luogo che era assolutamente adattissimo a questo genere musicale. E quindi abbiamo accompagnato tutto il tempo dell'aperitivo, della cena e quindi della torta con il loro musicale volevano, e dopodiché la serata con una trasformata. Questo penso sia, penso che quando c'è uno stile preciso musicale che appassiona la coppia, sia giusto comunque accompagnare nella maggior parte della serata e poi però lasciare spazio anche ad altri generi che possono appassionare anche gli altri, quello sì. Esatto. È fondamentale, il 360 gradi è fondamentale. Esatto, stavo dicendo prima che proprio 3 anni fa poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto proprio una guida, abbiamo inventato proprio un metodo perché mi sono reso conto che ci mancava qualcosa, nel senso che ok, perfetto, musica, animazione, poi l'animazione ci sarebbe tanto da dire, perché vabbè, animazione, diciamo qualcosa, oppure, oddio, però. Animazione, però diciamo anche qualcosina sull'animazione, e la musica intesa proprio come musica. Quindi ho detto, scriviamo una guida, scriviamo proprio un metodo nostro e cerchiamo di inserire all'interno di questo metodo l'esperienza che abbiamo avuto in questi anni, perché abbiamo incontrato tante coppie, che a differenza di altri noi non facciamo matrimoni se non conosciamo la coppia. Io conosco tanti colleghi che fanno tipo, ok, vado dalla location, dammi 100 matrimoni, mi dai tot, facciamo il matrimonio. Questa è una cosa che odio, perché io devo conoscere la coppia, devo capire che cosa vuoi, che cosa vorresti fare con la musica al tuo matrimonio, e cercare appunto di modellare l'animazione, la musica per il tuo matrimonio, per quello che ovviamente facciamo noi. Anche perché io penso una cosa, se io ti confermo perché ho bisogno di una data in più il tuo matrimonio, no? Però va contro la mia filosofia, va contro il mio modo di fare, io credo che non... Cioè una volta è venuto da me, giusto ti racconto questo aneddoto, è venuto da me una coppia, ho fatto il preventivo, ho fatto una consulenza, e tu guarda, io voglio un'animazione spinta. Io nasco come animatore nei 18 anni, villaggi turistici, quindi sono, insomma, ero abbastanza spinto. Poi nel corso degli anni ci siamo modellati, ho modellato un po' la situazione, ho cercato di trovare una mia identità e abbiamo fatto questo. E in questo metodo, in questo caso, c'è proprio un aggettivo che uso sempre, che è equilibrio, nel senso che se fai troppo disturbi, se fai poco a noi, devi trovare il giusto equilibrio. E questo è nato, e infatti poi questa coppia dice, guarda, forse è meglio che io non ti faccia il matrimonio, perché cioè, non mi divertirei nemmeno io. Quindi la prima cosa dovrebbe essere questa, cioè divertirti prima tu e poi far divertire gli altri nei giusti modi e nei giusti gusti che appunto anche gli sposi vogliono, perché se lo sposo e la sposa dicono, no, guarda, noi vogliamo un'animazione tipo villaggio turistico, ok, va bene, ci può stare, non ci può stare, ti piace, non ti piace, io ti dico no, perché per me non è quello un matrimonio, è un'altra cosa. Infatti, come ti dicevo anche prima, Agnese, se anche per l'animazione è la stessa cosa, cioè se tu vieni da me e mi dici, guarda, io voglio un'animazione spinta, oppure non vuoi animazione, io ti dico il matrimonio non lo faccio. Ma non per essere per tirarcela, perché mi devo divertire io e devo dare un'identità al mio nome. Cioè, se tu sei al matrimonio di Nicola e vedi senza tempo che sono offensivi, volgari, che ci sono di questi animatori, offensivi, volgari, e che ti tartassano dall'inizio alla fine, dice, guarda, no, non chiamali senza tempo, perché senza tempo sono una noia mortale, sono volgari, sono popò. Invece no, l'animazione magari ci sta. Io leggevo in alcune storie, se l'ho fatto anche tu, se non sbaglio, ho letto anche le tue storie su Instagram, dove... No, mi guarda, no, l'animazione no,
cioè sulle mie no, c'è scritto così, no, vale, anzi, ma te le nego qualcuna, adesso le prendo, ti esatto, nel frattempo che allora l'argomento okay, animazione vai. Dai che le trovo, no vai vai che intanto le cerco un attimo. Ok, stavo dicendo che vai tu nelle mie storie di nelle nostre storie di Instagram come Senza Tempo Live c'era, abbiamo fatto questo sondaggio, cioè, vorresti solo musica o anche musica e animazione? L'85% ha detto solo musica, ma perché? Perché purtroppo l'animazione in alcuni matrimoni o è troppo oppure non c'è proprio. E quindi questo guasta, nel senso che l'ospite dirà oddio, mamma, un altro matrimonio con quella cassa assordante e con quell'animatore che viene, devi fare a forza. È normale che poi ti dicono questo, cioè mi dici che non voglio l'animazione, ma assolutamente. No. Hai trovato le storie? Sì, molti. Allora, io ti dico che sì, ho trovato qualche storia. Ti dico un po' di risposte che ho avuto ieri. Non leggiamo tutte perché sono troppe. Allora, barzellette o prendere di mira una persona tra gli invitati per fare intrattenimento è una cosa di poco gusto. Io la domanda che, premesso, la domanda che ho fatto è: vi piacerebbe l'animazione per il vostro matrimonio? Per animazione non si intende l'animazione per bambini, ma un'animazione pensata per gli adulti durante un matrimonio. Era un po' questa la mia domanda. Capire come interagiscono sull'argomento le persone. Anche perché in Italia siamo poco abituati con l'animazione per adulti nei matrimoni. Poi un'altra domanda era: i trucchetti di magia ritengono siano fuori luogo più feste di paese che matrimonio? E qui è chiaro come la persona in questione stia parlando di genere, perché qui sì, già abbiamo lo stile che lei vuole dare a suo matrimonio. Un'altra: esibizioni di acrobati o circensi sono fuori luogo, roba da circo. Allora, il punto è questo, ci sono molti matrimoni dove l'effetto wow, sorpresa, lo si cerca a tutti i costi, è quasi fondamentale. Oppure ci sono delle persone che vogliono che gli ospiti si ricordino del loro matrimonio per qualcosa di speciale, di particolare, e a volte si ricorre anche all'animazione per farsi ricordare. Però il punto dell'animazione qual è? L'animazione, se fatta bene, se fatta con una perfetta timeline, con la wedding planner e la coppia, se fatta stabilendo che cosa fare, stabilendo esatto, i momenti in cui è possibile entrare in una sala o fuori dalla sala, può essere una cosa invece davvero molto molto divertente. Esatto. Il problema è sempre i pregressi, quello che abbiamo che ci ricorda magari di una brutta esperienza, no? Io dico che anche se è andato un matrimonio, ecco, questa ragazza dice no, il comico, per forza che devo dire la mia mentre mangiavo. Ecco, il momento di massima dove bisognerebbe cercare di intervenire sia musicalmente che a livello di animazione meno possibile è il momento del pranzo, della cena. Se lo si vuole fare, lo si fa tra un passaggio di un secondo, di un primo, di un secondo al massimo. Quindi esatto, diciamo, posso aprire una piccola parentesi? Si è fatta bene l'animazione giù. Sì, come no, dimmi. Questa cosa che ho appena detto, parla tra una porta ed un'altra, è molto scontata, nel senso che se tu vai su tutti i siti dei gruppi, trovi questa cosa. Ok. Ok? Sì. Ed è normale. Che non viene fatta mai. A parte il fatto che non viene fatta mai, ma è scontata, no? Perché tu fai un primo, l'altro primo, e buonanotte. È giusto così, perché sennò poi io dico sempre una cosa, no? Abbiamo avuto un po' di alcuni scontri all'interno anche del nostro team, perché qualcuno dice no, guarda, facciamo così, facciamo colà, poi abbiamo preso una decisione. Se tu tipo decidi di fare tutto all'ultimo per evitare questa cosa, perché se tu sei stata una sposa, che sei stato in matrimoni dove c'era l'animazione assordante, la musica troppo alta, eccetera, eccetera, tu cosa farai? Al tuo matrimonio dirai no, io voglio fare tutto alla fine. Per me è sbagliato, perché alla fine, poi, se fai tutto alla fine, i tuoi ospiti quasi tutti andranno via, tu devi consegnare al bomboniere, devi salutare, e il tuo matrimonio è finito. Quindi devi cercare, cioè non devi cercare,
ti affiderai sicuramente ad Agnese Ferraro, che è una wedding planner, che sa i tempi. E io dico sempre una cosa, che la musica all'interno di un matrimonio non deve essere assolutamente il gruppo che hai ascoltato al pub sotto casa tua perché ti piace la voce. No! Fare una serata in un pub è una cosa, fare un matrimonio è un'altra cosa. Perché, come diceva Agnese, intervenire nei giusti tempi, tra un antipasto, un primo, l'altro primo, e tra i primi e i secondi, devi sapere le tempistiche, tu musicista. E se tu sono in un pub, non puoi sapere le tempistiche che passa tra un risotto e una pasta fresca. Io ho la fortuna di aver lavorato nella ristorazione per oltre 10 anni, e so quanto ci vuole per cucinare un risotto, e so quanto ci vuole per cucinare la bistecca. Per cui è importante sapere anche le tempistiche, perché siccome l'ospite viene al matrimonio anche per mangiare, se tu gli fai mangiare un risotto freddo, dirà il giorno dopo: com'era il risotto del papà ma Palace Hotel? Faceva schifo. Ma forse non è che faceva schifo il risotto, forse era il musicista che non è capace di gestire il momento. Concordi? Agnese? Ho perso Agnese. Esatto, okay, i tempi sono. Nel frattempo io ho attivato una. Mi senti? Sì, adesso sì. Ti ho perso anch'io. Instagram, così vediamo se qualcuno vuole intervenire sui tempi. Il discorso, ciao a tutti. Allora, il discorso dei tempi durante l'evento sono davvero fondamentali e appunto, come dicevamo, bisogna sedersi, fare una perfetta. Ci stanno scrivendo, sto leggendo anche. Sì, adesso. Stiamo parlando di musica e di matrimoni, stiamo parlando di animazione durante i matrimoni, la diretta è una diretta che sta andando su Facebook, stiamo interagendo, quindi io qui a voi vi faccio la domanda, se avete delle domande riguardo la musica e animazione intervenite qui, così io poi leggo tutto a Giovanni. Stavo leggendo anche il messaggio che ha scritto Nico Giorno, sì, l'hai detto anche tu, lo vuoi leggere tu? Lo leggiamo insieme. Se posso, tra le cose di cattivo gusto, inserirei anche perché questa è una cosa che poi mi ricordo che tu avevi una domanda su questo, è una domanda in privato. Se posso, tra le cose di cattivo gusto, inserirei il musicista, che sia violinista, sassofonista o altro, che suona passando tra i tavoli come se si volesse attirare l'attenzione, spostandola dagli sposi. E invece gli invitati si sentirebbero più rilassati ascoltando un musicista dal vivo che comunque stia al proprio posto. Me lo chiedono in tanti, ma non è un servizio che prediligo. Mi è capitato di allettare gli sposi quando è aperitivo, ho tagliato l'altro perché sei creato, poi non riesco a leggere più perché non ho altre, questo riesco a leggere. Comunque il senso è che, siccome quello che dicevi anche prima tu, Agnese, se io musicista, cioè era il mago, però la stessa cosa può essere il musicista. Cioè, se è il musicista io... sono qui al centro dell'attenzione e faccio lo spettacolino mio, come dice Nico, alla fine rubo la scena agli sposi e gli invitati non si sentirebbero al proprio agio. Quindi io, per quanto mi riguarda, condivido l'idea di Nico, anche perché noi non facciamo questo servizio, ma non lo facciamo non perché non l'abbiamo, ma non lo vogliamo questa cosa, perché va fuori la nostra filosofia. E quindi è un qualcosa che non vogliamo assolutamente che si faccia questo. Non mi chiedere un'opinione sulla violinista, sul sassofonista che gira per i tavoli, però non ti chiedo l'opinione, ti ripeto, noi l'abbiamo fatto una volta, okay. Ma dipende come però lo fai, però Nico sappi che sono d'accordo, dipende come lo fai, perché di solito noi musicisti siamo tutti pavoni. Ok, cioè, perché noi vogliamo essere al centro dell'attenzione noi. Il problema è che in un matrimonio non puoi essere al centro dell'attenzione. Devi essere bravo a gestire le cose per far andare al centro dell'attenzione senza farli sentire a disagio gli ospiti e gli sposi. Detto così sembra facile, ma poi non lo è. Assolutamente, poi no, assolutamente d'accordo, sempre su al primo posto la
musica live, dal vivo, è fondamentale durante una cena, secondo me mi piace molto. Assolutamente. Tutta la parte di G7 direi che la possiamo lasciare tranquillamente al dopo torta, bravo, inoltrandola verso proprio nottata, però sì, il live è qualcosa di, io penso sempre, di incredibile, che ti lascia delle emozioni che vivi live, no? Al momento, quindi sono importanti. Io, guarda, non posso esprimere molte opinioni, ti spiego anche perché, certo, lavorando con tantissimi fornitori in campo, certo, musicale, e facendo sempre assolutamente gli interessi degli sposi, la mia opinione conta se serve per risolvere un problema, altrimenti la mia opinione conta poco, perché io faccio assolutamente gli interessi, quindi in base a quello che vogliono gli sposi, ovvio, do delle considerazioni, quindi se ci sono delle scelte che io penso siano inappropriate perché ne sono state fatte altre, dico la mia. Ma generalmente, facendo sempre gli interessi loro, se a me non piace, faccio per dire, la musica jazz, io farò musica jazz, per intenderci. Certo, certo. E questo, oh, è la mia linea. Quindi perciò non volevo esprimermi con mio amico, però ci siamo capiti, insomma. Esatto, anche perché, diciamo che ti capisco, io dico la mia perché noi facciamo questo, insomma, abbiamo... La nostra visione, la nostra filosofia è buonanotte. Tu, ovviamente, per il ruolo che copri, è così. Infatti, tu adesso ci dirai proprio nitidamente, senza svelare tante cose, perché poi chi vuole può fare, okay, proprio una consulenza con te e buonanotte. Cioè, se io sono uno sposo, sì, anzi, apro una piccola parentesi. Noi nella guida che abbiamo scritto 4 anni fa, abbiamo inserito, è una guida, ma alla fine è un libro, abbiamo inserito un punto dove consiglio, che tu sai questa cosa che sto dicendo, il 20 per l'80, come andare a gestire senza perdere tempo, perché tu non hai, oggigiorno non abbiamo nessun, cioè né tempo non ce n'è. Che tutti presi da tante, no, cose, qui devi fare il 20 per l'80, cioè devi fare il 20% del tuo tempo per ottenere l'80% dei risultati, e quindi devi cercare di ottimizzare il tempo. In questa guida che abbiamo scritto, abbiamo cercato di inserire questa cosa qui, come scegliere la musica, la tua musica, perché non esiste che la musica senza tempo live è la migliore, no. Non esiste che la musica di XY sia la migliore. Io non parlo dal punto di vista qualitativo, perché dal punto di vista qualitativo io credo che devi essere a un livello, altrimenti non è che io dico, ah vabbè, io suono la chitarra, cioè, no, parlo proprio dal punto di vista di genere musicale, di come vedi la musica al matrimonio, parlo di questo, in questo senso, e quindi devi essere tu sposa, tu sposo, a dire, questa musica è per il mio matrimonio, quindi come scegliere la musica per il tuo matrimonio? Dopo 40 minuti di live, Agnese ci svelerà, tra virgolette, come scegliere la musica per il tuo matrimonio. Allora, diciamo qualche punto per scegliere la musica giusta per il vostro matrimonio. Come abbiamo detto all'inizio, il genere è fondamentale, il genere musicale, quello che più vi piace. Il budget è importante in tutti i matrimoni, è quello che fa funzionare il matrimonio, io dico il budget, quindi è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione, senza però andare a risparmiare su questa parte fondamentale dell'intrattenimento del vostro evento. Fatta questa scelta, io quello che consiglio a tutte le band, chiunque voi scegliate, conoscetelo, insomma, soprattutto ascoltatelo dal vivo, anche a un matrimonio, non vi accontentate solo del video, assolutamente, cercate di scoprire qualcosa di più su questa band, cercate di andare a sentire dove suonano, è fondamentale perché cambia tantissimo. Dopodiché, seduti insieme, se la band è di questo tradimento, se vi siete messi d'accordo su quello che sarà il vostro budget e il loro budget, stilate una, se non avete una wedding planner, una
una scaletta musicale adatta al vostro matrimonio, vi raccomando, è fondamentale. Poi c'è sicuramente ogni storia d'amore ha delle canzoni d'amore di quel momento, quindi sceglietele, inseritele per il primo ballo, per il ballo con i genitori, per dove volete voi. Fate suonare le canzoni che vi piacciono, è una cosa secondo me molto molto bella. Scegliete anche la canzone del taglio della torta, che è una cosa che spesso io quando la dico ai miei sposi, no, il taglio della torta, beh, no, sceglietela voi. Sceglietela voi, è un momento molto molto bello quello del taglio della torta. Tra l'altro ha delle tradizioni spettacolari che non sto qui a raccontare, un giorno magari poi le racconteremo, sono molto molto belle. Posso aprire una parentesi su questa cosa qui? Niente, scusa. Del taglio della torta? Sì. No. Sì, vai, come no? Sul discorso dei brani, in realtà, visto che hai toccato sì. Il brano, dicevi il brano della torta, concordo su questa cosa, e noi per esempio Senza Tempo Live lo facciamo scegliere i brani più importanti, cioè quelli ingresso in sala, ingresso aperitivo, ingresso in sala, musica per il taglio torta, musica per il primo ballo, eventuali balli genitori, e certo. Queste musiche, come hai già sottolineato tu, le devi scegliere, le dovete scegliere anche perché ci sono. Anche, ogni storia d'amore ne ha una. Esatto, almeno dopo una ti c'è. Dico quelle che mi hanno scritto ieri. Esatto, dopo mi dici tu, e io dico sempre che ci sono nelle musiche, perché se non ci sono vuol dire che c'è un problema, scherzo, vuol dire che l'uomo non ha fatto l'uomo abbastanza. E io dico sempre una cosa, perché c'è stato in passato, adesso non più perché abbiamo studiato un sistema, che ci chiamavano le coppie che avevano confermato, dice, oddio, le musiche, che facciamo, che non facciamo, po. Allora abbiamo detto, guarda, per scegliere la musica per i vari momenti importanti, che può essere il taglio della torta, quello che hai appena sottolineato tu, c'è una regola, cioè quello di non avere regole. Perché se tu scegli la musica per il taglio della torta, sì, seguendo i canoni che ti hanno detto su quel forum, su matrimonio.com, su CCCIM, CCCIAM, non ne uscirai più. Se tu devi scegliere la musica che piace a te, e c'è stato un motivo perché quella musica, esatto, durante la vostra storia d'amore c'è stato il coso, e poi noi abbiamo fatto importante. Una cosa. Esatto, brava. Quindi poi cosa abbiamo deciso? Abbiamo fatto un file condiviso con le musiche che hanno scelto le altre spose degli anni passati, le altre coppie, così per chi non ha la musica già scelta oppure importante, guarda, io vado a pizzicare queste musiche che hanno scelto gli altri. Quindi condivido e poi ti faccio continuare. Condivido quello che hai appena detto. Cioè è importante scegliere le musiche per i vari momenti da sottolineare. Direi questo, e anche io cosa faccio quando magari mi trovo che sono in molta sintonia, perché capita poi con alcune coppie di avere un feeling forte, bello, anch'io mi ho una serie di liste, e in base anche al tipo di matrimonio gli metto davanti 10 best importantissimi, e poi scegliamo anche insieme. A volte capita magari che quella canzone, non lo so, vogliono fare il primo ballo e ti dicono che mi consigli per il taglio della torta, ce ne sono tantissime. Ieri una di quelle più richieste qui su Instagram è quella di Barry White, famosissima, oppure aspetta adesso te le dico. E tra l'altro l'ho sentita quella di Barry White, alcune... Di Barry White, poi c'è quella di Tu sei una cosa grande di Modugno, perfetta per un lento, direi. Poi abbiamo, cioè, ne hanno scritte tante. Barry White penso che uno di quelli in classifica, uno dei più usati. Quella che piace tantissimo per il taglio della torta. Sì, piace molto. Ma perché noi uomini l'italiano abbiamo sempre, è più, perché noi uomini abbiamo sempre sottolineato i momenti della storia d'amore con Barry White. Ah, ok. Beh, mentre alcune le musiche italiane, gli italiani generalmente ho visto che la preferiscono nei lenti, forse perché c'è questi due corpi che si uniscono, e quindi è un modo per cantarsi, no? Vicenda la canzone, insomma,
Però io il mio consiglio che mi sento di dare è davvero di sceglierle con la massima cura, con tutti, avete un anno di tempo, 2 anni da quando ho iniziato a preparare il vostro matrimonio, concedetevi delle serate con il vostro partner, un bel bicchiere di vino e scegliete queste canzoni, perché poi le ritroverete nei video, in tutti i momenti, nei vostri ricordi, quindi è fondamentale. Esatto. Fondamentale. Bene, quindi... Questo, quindi niente, genere musicale, budget... scelta della canzone, una perfetta scaletta che va fatta, non andiamo a improvvisare, cioè bisogna sapere quali sono i momenti, quando bisogna intervenire, come intervenire, quando fare silenzio, quando alzare il volume, quindi questo è fondamentale. Per chi non ha una wedding planner può farlo con le band tranquillamente, che almeno io ho sempre avuto delle ottime esperienze con quasi tutte le band musicali, sono sempre davvero accorti a soddisfare. Assolutamente. Sì, ma in effetti deve anche essere a fare così. Il karaoke, anche a fare il karaoke. Diciamo deve che questo così. potrebbero così. Essere delle tematiche per altre dirette, perché c'è tanto da parlare anche sul discorso che dicevi prima tu. Sì. Ci sarebbe tanto da dire. Sull'animazione sto facendo una... L'animazione sto facendo una ricerca ultimamente perché mi interessa da inserire in qualche matrimonio. C'è stata suggerita un taglio della torta Carlet Wish. Adesso me la segno questa, Nico. Lui è il sassofonista. Adesso la vado a vedere perché non me la ricordo. Magari l'avevo sentita, ma non me la ricordo. Chiedo scusa. Infatti, specifica con il sax. Dicevamo, sto facendo delle ricerche perché ci sono dei giochi bellissimi che si possono fare durante i matrimoni e quindi sì, magari una volta ne parliamo, come no? Karaoke, assolutamente. Giochi, si possono fare mille cose, esatto, quadre. Nico Cinque, esatto, ok. Mi senti? Non ti vedo? Sì, non mi vedi? Ma sai perché? Perché in questo periodo siamo tutti a casa. E siamo tutti connessi e quindi abbiamo problema su problema delle linee telefoniche. Questo è il vero. Io intanto ho segnato il brano che mi ha suggerito Nico, perché dopo lo devo andare a sentire. Sì, ti consiglio di sentirlo anche noi, per esempio, su quella persona che abbiamo fatto sia Taglio Torta che Ingressi, fatti anche tra l'altro con sax, un brano che si dice molto con il sax, è bello. Alla grande, cioè proprio bellissimo, proprio un bel brano, wow. Perché è stato scelto dagli sposi, perché per loro c'era un motivo valido, come ti dicevo prima, e questo è tanta roba. Nico, se la prossima volta che avrai una buona connessione, magari farai una diretta insieme a noi e ce lo suonerai live. Come no? Ce lo suonerai. In diretta, bella, questa cosa è bella. Da Crotone. Sì. Perché suonare insieme è un po' un problema. Però se tu suoni da casa, va alla grande. Ti ascoltiamo volentieri, poi il sax. Sì, assolutamente. Esatto. Bene, io direi che se non ci sono altri suggerimenti, altri commenti, Nico... Esatto. No, quindi, sì. andremo a parlare di altre cose, quindi secondo me... Esatto, rimaniamo concentrati sull'argomento e magari ci diamo se ci chiederanno poi nel corso dei giorni qualcos'altro, rifacciamo un'altra diretta e approfondiamo l'argomento sicuramente animazione e giochi. Esatto, possiamo approfondire l'animazione e giochi, anche perché tra l'altro in quelle, come dicevo all'inizio della diretta, questa l'idea di andare ad approfondire questa tematica, come scegliere la musica per il tuo matrimonio, è stata fatta da tante domande e c'era pure il discorso dell'animazione, giusto farla o non è giusto farla. Adesso stasera abbiamo delle piccole infarinature, ma magari possiamo organizzare altre dirette per le prossime volte. Io andrei in chiusura, Agnese, vuoi salutare tu? Sì, dai. Vi saluto tutti e speriamo, insomma, che direi che l'Italia piano piano andando, ci stiamo risprendendo i nostri spazi, quindi speriamo che tutto passi al più presto, speriamo di iniziare di nuovo a festeggiare in questi matrimoni,
ci mancano tantissimo, non so a te, ma a me personalmente mi manca tantissimo, quindi non vedevo l'ora di ricominciare. E quando vuoi ci facciamo un'altra diretta insieme, è stato davvero un piacere Giovanni, grazie per avermi ospitato. È stato un piacere mio. E a presto. Ciao Agnese. Ciao. Ciao. Io nel frattempo saluto tutti, ciao, è stato un piacere poter comunicare con voi questa cosa insieme ad Agnese, che ricordo Agnese Ferraro, una wedding planner, questa volta della Calabria, quindi non siamo andati, l'altro giorno siamo stati con alcuni di Pescara, di Milano, Torino, e ci ha detto appunto la sua per come c'è la musica per il tuo matrimonio. Io saluto tutti, saluto Maria Rosa, purtroppo non vi vedo perché c'è un problema e non riesco a vedervi, però saluto Nico, ciao Nico, saluto Andrea e tutte le persone che sono rimaste con noi fino alla fine. È stato un piacere, ci vediamo la prossima volta per un'altra diretta. Ciao ciao!